Allora, bambini, andiamo. Volete vedere la macelleria vuota? Sì. Senza carne? Sì. Oh, peccato. Ecco qui. Ve la ricordate la macelleria, sì, voi? Sì. Ah, sì? Lì c'erano sempre le... Io ve ne ero sempre. I booster erano qua, vedo? Sì. Che lo sai? Ma guarda, qui c'era un paio di stecche. E i poli dov'erano? Là in fondo. E in mezzo? In mezzo c'erano le bistecche. Le bistecche, le, sì, bracciole. Lì, sì, cosa c'era? Lì c'erano... I salumi. Ecco, lì abbiamo la fettatrice che serve per tagliare la carne, e questa è la tritacarne per fare il macinato, per fare le polpette, per fare degli hamburger. Lì si mettevano la carne appena arrivata, si scaricava da lì, si portava dentro tutti i pezzi di carne, o i polli, la selvaggina, le mezzine di maiale, e si lasciavano frullare, perché la carne non va consumata troppo fresca, va conservata a 0 gradi, e poi dopo 4-5 giorni si tagliano e si vende, si consuma, mentre le bistecche, le costate, quelle vengono lasciate neanche 2-3 settimane, sempre a 0 gradi. Quello di fuori serve per quando si fa nel macinato, diciamo, di poca misura. Questo invece, quando dovevo fare magari 20-30 kg di salsicce lucaniche, macinavo qua. Questa invece è l'insaccatrice. Mi chiamo Maestri Lorenzo. Ho iniziato nel 61 a Trento dallo zio. Ecco, lì a Trento sono rimasto circa un paio d'anni e poi sono andato a Rovereto. Poi nel 66 mio fratello ha iniziato a lavorare in questo negozio e io sono venuto qua. Ho sempre lavorato qua praticamente. Ho conosciuto mia moglie qua, che era la cassa. Siamo andati avanti e poi ho ripreso la macelleria in proprio qualche anno dopo. E ho continuato a lavorare perché il lavoro che mi piaceva mi ha dato soddisfazione. Adesso mi dispiace immensamente quando passo davanti al negozio, lo vedo chiuso, non c'è nessuno che va avanti, nessuno che me l'ha chiesto. Mi dispiace, però dopo 51 anni di negozio, con la moglie abbiamo deciso che era giusto qualche anno, sperando di goderci, perché siamo verso i 70 ormai. Com'era una volta questo negozio? Il negozio era più piccolo, perché era solo quella parte lì del negozio. E qui l'ho comperata io, che c'era dentro un calzolaio. E dopo l'ho comperata e abbiamo fatto una cella frigorifera nuova, perché non c'era. Nel 66, quando il fratello ha rilevato il negozio era tutto lì e quella parte là, che allora era il macello. Adesso non si usa più e non si può più macellare per le norme igieniche, perché ci vogliono depuratori, che so io. Allora abbiamo trasformato, invece che lavorare stretti nel reparto interno, e mi sono fatto il laboratorio per gli insaccati. Sono cambiati un po' i sistemi, adesso una volta arrivavano le mezzine intere, adesso invece ho visto con la cooperativa, quei 2 anni che ha tenuto aperto, compravano tutto confezionato. Non è proprio il massimo, finché avevamo le bestie noi, ci macellavamo oppure andavo al macello a scegliermi la bestia intera, potevi avere una qualità migliore. La roba confezionata sotto vuoto è una cosa industriale, e la clientela preferisce e preferiva chi aveva un negozio come il mio, che lavoravamo la carne, diciamo, della mezzina intera, perché avevamo l'età della bestia, la frullavamo sotto vuoto, lo usavamo solo gli ultimi anni per soddisfare i clienti. Però la carne, se lasciata intera, le mezzine posteriori così, si conservano più a lungo. La carne viene frullata e si mantiene più bene. Poi disossi, la metti nel banco, è tutta un'altra cosa che aprire il sacchettino del sottovuoto, e c'è dentro sangue e acqua.
Sì, nel 66 noi eravamo qua come dipendenti, però indipendentemente il dialogo era un dialogo diverso, anche perché c'erano esigenze diverse e c'era un altro rapporto. I supermercati, per darle un'idea, non esisteva neanche uno. C'era un continuo chiedere e rispondere. Sapevamo che il lunedì, ipotesi, avevamo la trippa, la frattaglia fresca. Il cliente veniva e chiedeva, allora giovedì arriva il pollo. Non c'erano le consegne organizzate come ci sono adesso. Nel 66 non si usava, veniva il cliente che chiedeva una fettina di tacchino o la fettina di pollo, non esisteva. Si comprava il mezzo pollo e basta, o il pollo intero. Adesso invece le esigenze sono diverse. Vedo nel mio negozio, vendevamo 15-20 casse di polli, adesso invece ne vendi 4, forse 3. 25 anni fa, se uno ti chiedeva le alette, era un povero, proprio le comprava per i gatti, perché era un disonore mangiare l'aletta alla griglia, che è la parte più buona che ci sia. Oggi il fatto sta che vai a qualsiasi supermercato, l'aletta pulita costa più che il petto di pollo. Sono cambiate le cose. Qual è stata la volta in cui hai venduto più carne? Più... Ma normalmente le vigilie di Natale e a Pasqua, ma di più il Natale, perché è più facile che si trovino le famiglie. Dov'era una cassa la volta? La cassa. Allora, la cassa ai primi tempi, qui era chiuso, era in questo angolino qua. Qui c'era mia moglie alla cassa. Ogni volta, quando aprivano la porta, si prendeva una gelata, perché era una cassa aperta. Poi l'abbiamo spostata qua, appunto per comodità, anche quando venivo giù dal banco, per non attraversare. Che tipo di carne vendevate di più? La maggior parte, i primi anni, era la carne bovina. A seguire il maiale e un po' di vitello. Poi per un certo periodo c'è stato un gran consumo, anche dettato da delle esigenze dei costi, del maiale. Il pollo i primi anni era ancora caro. Poi con l'evento dei grandi allevamenti si sono ridotti i costi e adesso il pollo e il tacchino è, diciamo, a un prezzo accettabile nei confronti del manzo. Di solito in estate, che c'erano le serate calde, nella cella, che prima ho visto che era a 0 gradi spaccati, magari arrivava magari a 5. No, la carne va conservata fresca a 0 gradi, perché la carne si altera se non la tieni a temperatura. Dove era messa la carne? Lì, ma nel posto dove era una volta era frigo, c'era un banco con sopra il marmo. Quando siamo venuti qua, nel 66, c'era un bancone di marmo. Dentro c'era una porticina che si apriva e andavi dentro e c'era una cella piccola. È cambiato tantissime cose. Per darvi un'idea, non c'erano i cubetti, non c'era l'asfalto, c'erano i sassi. E le corriere passavano sempre in paese, quante cose sono cambiate. Oggi non potrebbero più passare le corriere che andavano a Trento e a Rovereto. Oggi vedo i miei clienti che mi trovano per strada, o diciamo i miei ex clienti, e mi faccio meraviglia che non sia passato qualcuno e che mi chiede, apri il negozio? Ieri mattina ero qua, che non veniamo mai. A me mi ha dato un colpettino. Allora una cliente mi ha detto, ma apri il negozio? Forse la settimana prossima le ho risposto. I clienti ci hanno dato molta soddisfazione. Molta, ci fermano. C'è una signora che ci aspetta fuori alle volte quando andiamo a messa, così, fuori dalla brutti e cattivi di maestri, ci dice. Brutti e cattivi ogni volta. E dopo perché era una cliente affezionata da diversi anni. Cioè, dovevamo vivere anche noi, faceva 10 anni e 10 ore al giorno lui. Dopo incominciano a una certa età anche
bisogna anche un po' curarsi, e quando passa davanti gli viene un colpo vederla chiusa, dico là che passiamo da sotto. ma viviamo un po' almeno adesso, voglio dire, senza gli orari sempre, senza dover dire posso fare così, posso fare quella, mai ferie,